Ciao a tutte e a tutti, in questo video cercherò di spiegarvi nel modo più semplice possibile la complicatissima questione israelo-palestinese. La questione nasce perché due popoli che vivono nello stesso territorio lo rivendicano. Da un lato gli ebrei israeliani e dall'altra gli arabi palestinesi. Prima vediamo però dove questo territorio si trova. A sud-ovest confina con l'Egitto, ad est con la Giordania, a nord-est con la Siria, a nord con il Libano e a ovest è bagnata dal Mar Mediterraneo. Ma veniamo ai giorni nostri e vediamo cosa sta accadendo. Il 7 ottobre 2023 Hamas, un gruppo fondamentalista islamico, ha attaccato Israele partendo dalla striscia di Gaza, un territorio abitato dai musulmani palestinesi, e il contrattacco israeliano non ha tardato ad arrivare. Ma perché si è arrivati a questa situazione? Proprio perché, come vi ho spiegato prima, gli ebrei israeliani rivendicano la Palestina perché è luogo di nascita del popolo ebraico. D'altra parte, anche gli arabi palestinesi che vivono in quelle zone da tempo immemore affermano di avere il diritto di vivere in quei territori. Vediamo ora qual è l'origine di questa situazione. L'origine di israeliani e palestinesi è in realtà comune e simile, e viene fatta risalire ai racconti della Bibbia. I due popoli, infatti, vengono chiamati popoli semitici, perché deriverebbero tutti e due da Sem, un figlio di Noè. La divisione sarebbe poi avvenuta in seguito, con gli arabi derivanti direttamente da Ismaele, figlio di Abramo, gli ebrei da Isacco e Giacobbe, sempre discendenti di Abramo. La Palestina è un'area geografica di circa 28.000 km quadri, poco più della regione Sicilia per intenderci. Il territorio è di per sé desertico e poco accattivante sia per le colture sia per gli allevamenti, ma in realtà è molto interessante a livello strategico proprio perché è a cavallo tra Oriente e Occidente. Le origini di guerre e scontri in questi territori si perdono davvero nella notte dei tempi e ultimamente sono state aggravate anche dalla scoperta di pozzi petroliferi al largo delle coste palestinesi. Un altro grande problema si riversa sulla città di Gerusalemme, questo perché è considerata sacra sia dagli ebrei, sia dai musulmani e anche dai cristiani, rendendola così di fatto anche una guerra di religione. Le differenze religiose e storiche tra le due popolazioni sono comunque moltissime. Gli arabi, a partire dal VII secolo d.C., hanno avuto una storia di espansione territoriale, ma anche di diffusione culturale, religiosa e scientifica. Gli ebrei, invece, hanno avuto una storia travagliata di lotte e discriminazioni. Infatti, storicamente, gli ebrei si sono sparsi poi in tutto il mondo, tant'è che si parla proprio di diaspora ebraica, fino a dover subire gli atroci fatti accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale, del genocidio, cioè la sistematica distruzione di una popolazione, commesso dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti proprio del popolo ebraico. Ed è proprio a questo punto che si diffonde e radica il concetto di sionismo. Il sionismo è un'ideologia nata già a fine Ottocento, che prese il nome dal Monte Sion, luogo dove è stata fondata la città di Gerusalemme. Il sionismo è diventato poi una vera e propria ideologia politica con l'obiettivo di creare un unico Stato ebraico proprio in Palestina. Ci furono molti eventi che affermarono questa ideologia e questo progetto che puntava a colonizzare, dal punto di vista agricolo, la Palestina. Prima di tutto, gli ebrei europei e anche gli ebrei americani finanziarono cospicuamente questo progetto, dando la possibilità a chi emigrava di acquistare i terreni. D'altra parte, una serie di carestie costrinsero gli arabi palestinesi a vendere i terreni. Non meno importante il fatto che la Palestina, dopo la Seconda Guerra Mondiale, finì sotto il protettorato del Regno Unito, al quale non dispiaceva affatto che si creasse uno Stato ebraico in un contesto a maggioranza musulmana. Per ultimo, ciò che accadde in Europa con l'apice della Shoah e delle persecuzioni naziste e fasciste che portarono molti ebrei a fuggire in Palestina. Ovviamente questa situazione
portò a un incremento della presenza di ebrei in Palestina. Se nel 1922 su 10 abitanti uno era ebreo, nel 1947 erano 3 su 10. Questi fatti ovviamente portarono presto a scontri, in quanto gli arabi cominciarono a vedere le proprie terre, sulle quali avevano vissuto fino a poco tempo prima, in mano ad altre persone. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la situazione cambiò ulteriormente. Innanzitutto, la Gran Bretagna fu invitata a cessare il prima possibile il controllo sulla zona palestinese. Questo fu possibile grazie all'intervento dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che costituì un comitato speciale per la Palestina, composto da 11 nazioni che non dovevano avere coinvolgimenti diretti con la questione. Nel 1947 si arrivò a una soluzione. Venne votata a maggioranza la risoluzione 181. La risoluzione 181 sanciva la spartizione della Palestina, con circa il 56% del territorio in mano ebraica, mentre la restante parte sarebbe andata agli arabi. Inutile dire che la risoluzione non sembrò equa, in quanto il territorio più ampio e fertile finì in mano agli ebrei, che erano numericamente inferiori ai musulmani. Inoltre, gli ebrei apparivano comunque più coesi tra di loro e avevano un forte appoggio da molti stati occidentali, che avevano grandi interessi economici e politici perché si creasse uno stato ebraico in Medio Oriente. Gli arabi non accettarono la risoluzione 181, mentre gli ebrei dichiararono ufficialmente nato nel 1948 lo Stato di Israele. La situazione si fece ovviamente subito molto critica. Gli arabi chiamano questa fase Nakba, cioè catastrofe. Dopo la nascita dello Stato di Israele, gli arabi dovettero abbandonare i territori assegnati agli ebrei. Si parla di oltre 700.000 arabi palestinesi che dovettero abbandonare le loro case, diventando così profughi di guerra. Infatti, nel 1948 il conflitto si estende fuori dalla Palestina, coinvolgendo anche la Lega Araba, formata da Libano, Siria, Giordania, Iraq ed Egitto. Il supporto della Lega Araba agli arabo-palestinesi fu in realtà controproducente, favorendo così Israele, che ne uscì rafforzato. La situazione proseguì per molti anni con diversi conflitti, fino ad arrivare alla Guerra dei Sei Giorni del 1967. Lo Stato di Israele, che si sentiva messo alle strette dalla Lega Araba, invase i paesi confinanti. In soli 6 giorni vinse la guerra contro Egitto, Siria e Giordania, conquistando così la penisola del Sinai, la striscia di Gaza, la Cisgiordania e le alture del Golan. In realtà, questa volta, l'ONU dichiarò illegittime le conquiste israeliane. Israele però non si mosse da quei territori. La penisola del Sinai venne poi restituita all'Egitto tramite accordi segreti nel 1979, mentre le alture del Golan sono tuttora in mano israeliana. Tra vari scontri e guerriglie si arriva fino al 1988, quando l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nata circa 20 anni prima, dichiarò l'indipendenza dello Stato di Palestina, che venne anche riconosciuto da molti stati dell'ONU. Nonostante questo riconoscimento, che rimase essenzialmente sulla carta, il malumore degli arabo-palestinesi crebbe fino a sfociare nella prima intifada, una sollevazione di massa popolare, con fatti anche terroristici e boicottaggio di prodotti israeliani, fomentata da una nuova organizzazione politico-militare, Hamas. Per una prima parvenza di pace bisogna aspettare il 1993 con gli accordi di Oslo. Durante gli accordi di Oslo, supervisionati dagli Stati Uniti, oltre al reciproco riconoscimento di Israele e Palestina, venne istituita l'Autorità Nazionale Palestinese, che avrebbe dovuto prendere l'autorità sulla striscia di Gaza e sulla Cisgiordania. In realtà, dopo gli accordi di Oslo, fino al 2005 Israele mantenne un controllo diretto sulla striscia di Gaza. E solo sotto pressioni interne e internazionali ritirerà poi le forze militari da Gaza, mantenendo però sempre un blocco terrestre, aereo e marittimo sulla striscia.
In realtà le condizioni a Gaza per i palestinesi erano invivibili, con un territorio altamente popolato, con un altissimo tasso di disoccupazione e un enorme rischio di insicurezza alimentare. Si può così sicuramente affermare che dopo gli accordi di Oslo, il processo di pace tra Israele e Palestina fallì miseramente. Il 28 settembre del 2000 si arriva così a una seconda intifada. Alla seconda intifada non si arriva dal nulla, ma dopo una serie di attentati e tensioni cominciati già dal 1993 tra gli arabi palestinesi e gli ebrei israeliani. È proprio a seguito di questa situazione che Israele costruì due muri lungo i confini di Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Come già detto, la vita nella Striscia di Gaza era già molto difficile anche prima dei bombardamenti e prima del muro. La gran parte della popolazione viveva in campi per rifugiati, con una densità di popolazione tra le più alte al mondo e con acqua, corrente, medicine e altri beni contingentati, cioè non sempre a disposizione. È in questa drammatica situazione che Hamas prende potere, da una parte dando assistenza alla popolazione, dall'altra organizzando e realizzando attentati nei confronti di Israele. La stessa Israele ha da tempo instabilità e conflitti interni ed è sempre più divisa tra laici, sionisti ed ebrei ortodossi. Non dobbiamo assolutamente dimenticare che la questione israelo-palestinese è da sempre molto interessata a nazioni esterne, per questioni ovviamente economico-politiche. Vi è una parte del mondo come Stati Uniti e molti stati occidentali che sostengono Israele. Dall'altra, stati come Iran, Turchia e gran parte del mondo arabo sostengono la questione palestinese. Purtroppo la questione israelo-palestinese rimane tutt'oggi aperta, irrisolta e conflittuale. A rimetterci, ovviamente, sono sempre persone innocenti. Bambine, bambini, donne, uomini, animali che nulla possono contro questo vero e proprio genocidio. Le guerre generano odio. Non abituiamoci a questo orrore.